Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, un po' di tempo fa, pochi giorni fa, è stato il mio compleanno. Su Instagram l'avete visto, se non mi seguite su Instagram, il mio compleanno è il 27 gennaio e sono stata molto felice perché dalla mattina sia i miei genitori, con mia sorella che le mie amiche, mi hanno letteralmente sorpreso. Ho fatto 27 anni e mi sono fatta grande e niente, volevo far vedere i miei regali di compleanno. Devo dire, veramente dei regali molto molto carini. Mi sono piaciuti tutti. E vi faccio vedere in più le sorprese. Se ancora non avete visto il video del vlog prima del mio compleanno, ve lo lascio qui nell'info box, così magari date un'occhiata e poi se siete curiose, lo so che siete curiose, e poi venite a vedere questo video dei miei regali di compleanno. Allora, prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Seguitemi anche su Instagram se vi fa piacere e vi lascio un bacio. Quando vi faccio vedere le cose non considerate il mio smalto che si è un po' tolto, quindi non lo guardate. Iniziamo subito, ho tutto qui. Vai! Allora, non vi dirò chi mi ha regalato cosa perché mi sembra un po' brutto, non lo so, poi comunque vi faccio vedere i regali in genere. E niente, iniziamo subito da uno dei pezzi importanti, ovvero questa borsa. È super particolare, sì, molto molto particolare, però devo dire è proprio il mio genere. Io vabbè, ho diversi generi, quindi non è che vado solo sul particolare. Allora, a volte vado un po' sul classico, a volte sono un po' più stravagante. Questa, voglio dire, è stravagante. Questa bellissima borsa, bella veramente. E hanno cercato di prendere colori adatti alla mia armocromia. E niente, c'ha la tracolla molto molto bella, particolare, l'ho già provata con il cappotto quello color cammello ed è bellissima. Faccio vedere all'interno, vabbè, è una borsa rigida, quindi all'interno così ha una tasca qui, una tasca all'interno e una tasca dietro. È della marca Aldo. Questa, adoro, mi piace tantissimo. Allora, poi mi hanno regalato, data la mia versione atletica, mi hanno regalato un completino da palestra, nonostante io non vado in palestra, però non dico un completino da casa, io mi alleno a casa. Vi faccio vedere. Allora, è questo, sempre in armocromia con me. È questo reggiseno sportivo della Nike col verde, molto molto bello, l'ho provato e è proprio contenitivo, cioè quello che serve, diciamo, quando per saltare e quant'altro. All'interno la particolarità ha anche questo, diciamo che si può tranquillamente togliere se si vuole. Non lo so, probabilmente lo toglierò io. Quindi questo è sotto un leggings nero. Questo è di Decathlon, questo, un leggings nero molto semplice, però anche questo l'ho provato e mi sta benissimo, super comodo, come i leggings di Decathlon, tecnici e molto diciamo, è ottimo proprio per queste cose. C'è anche una tasca per, non so, per andare a correre e qui c'ha delle trasparenze dietro alle ginocchia, veramente top come diciamo come abbinamento. Volevo comprare da un sacco di tempo un qualcosa di sportivo, però poi dicevo vabbè, tanto sto a casa, una cosa vale l'altra, però questo è. Allora, poi mi hanno regalato queste che le ho già indossate, ce l'ho da quel giorno, e ve le faccio vedere, sono veramente belle queste. Sono queste pantofole super super belle, super super belle, che io avevo visto su Zalando.
nella colorazione grigia. Queste sono verdi, se si riesce a mettere a fuoco, tutte pelusciose, sono bellissime, molto comode e fanno la sua bella figura, la loro bella figura. E certo, sempre meglio senza calzino. Col calzino sono un po' bruttine, però senza calzino sono veramente belle. Mi piacciono tantissimo, me ne stavo anche dimenticando, visto che ormai ce l'ho sempre al piede. Vedete, hanno preso anche la forma, quindi me le rimetto, va. Poi, allora, questo qua già ve l'ho fatto vedere, è stato un anticipo del vlog di cui vi parlavo all'inizio. Questo si capisce benissimo chi me l'ha regalato ed è questo. È uno scatolo, questo me l'hanno regalato le mie amiche, infatti vedete qui, proprio sulle foto. E niente, il mio telefono parla sempre. Comunque niente, questo che cos'è? È un calendario dell'avvento che hanno creato loro. Vedete? È un calendario dell'avvento con delle caselle all'interno. Loro fanno sempre queste cose super particolari e sanno che io adoro il calendario dell'avvento, ormai mi conoscono, e quindi hanno cercato di ricrearlo e devo dire ci sono riuscite benissimo, con delle sorpresine all'interno veramente veramente carine. E poi in più mi hanno regalato un buono da spendere nel settore dell'abbigliamento. Allora, continuando, questo è un bracciale, faccio vedere. Questo è un rosario, non so se lo riuscite a vedere, se si mette a fuoco. Vorrei farvi vedere il colore ma non ci riesco. È comunque un rosa gold molto carino, fine, ed è del marchio Amen. Faccio vedere meglio. Aspettate. Eccolo, finalmente sono riuscita. Molto 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 carino. Continuando, uno dei pezzi forti. E questo devo dire l'ho scelto io perché è una cosa che, cioè, si deve provare da mettere. Faccio vedere, bellissimo. Il sacchetto è questo: Salmo Iraghi e Viganò. Qualcuno lo conosce? No, vabbè, io comunque sono già super innamorata di questo sacchetto, ma vedete questo? Cioè, è bellissimo, vedete questo velluto? Ma non sapete quello che c'è all'interno, che è ancora, 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 ancora più bello. Faccio vedere, no, vabbè. Faccio vedere. Oddio, è caduto. Sono degli occhiali di Gucci pazzeschi. Guardate qui l'asticella. Sono questi. Sapete, io amo gli occhiali grandi. Cioè, a parte che vabbè, ho il viso abbastanza grande, poi essendo alta, comunque sono abbastanza proporzionata. Quindi gli occhiali, quelli piccoli, non mi stanno bene, vi faccio vedere. Adoro, letteralmente adoro. Questo è l'occhiale della mia vita, pazzesco. Cioè, io trovo sia bellissimo, me ne sono innamorata appena li ho visti. Adoro, adoro. Ditemi voi, che dite? Non so se riuscite a vedere bene. Bellissimi, super innamorata di questi occhiali. Io ho vari occhiali da sole, ma penso che questo sia il migliore, cioè mi stia meglio di tutti, è proprio la mia forma, adoro, adoro. Allora, diciamo che i regali tra amici, parenti, famiglia, sono finiti.
però vi faccio vedere delle cosine che se non mi seguite su Instagram non avete potuto vedere. Allora, iniziamo subito, sono delle cose entusiasmanti. Allora, ve le faccio vedere perché sono capitate quasi tutte più o meno il giorno del mio compleanno, quindi per me erano dei regali in anticipo. Se non lo sapete, su Instagram ho fatto una collaborazione con GHD. Sono veramente onorata. Quando mi hanno chiesto di collaborare è stato veramente, non lo so, cioè sono impazzita. E che cosa mi hanno mandato? Che cosa mi hanno inviato per fare la collaborazione? Mi hanno inviato il GHD Helios, ovvero il phone di GHD con la personalizzazione, vi faccio vedere. E ovviamente, essendo io riccia, mi hanno inviato il diffusore. Cioè, voi non potete capire io quando ho ricevuto la proposta di collaborazione. Allora, ve lo faccio vedere, il phon è pazzesco, poi lo proveremo anche, cioè lo sto accarezzando tipo bambino, poi lo proveremo anche qui su YouTube. Se non mi seguite su Instagram, non lo potete sapere, ma io ho realizzato un reel. Allora, il phon è questo, è pazzesco, c'è in tante colorazioni, tra l'altro ci sono anche gli sconti. Questo, vedete, questo è il mio nome, quindi la personalizzazione, veramente il phon è bellissimo. Cioè, innamorata. Quest'anno veramente con questi regali che ho ricevuto, anche tra le varie collaborazioni, veramente sono molto molto felice e grata. E poi vi faccio vedere ovviamente, vabbè, anche il diffusore, che lascia dei capelli lucidissimi. Questo è il diffusore GHD. Comunque, immaginate voi quando mi hanno chiesto di collaborare. E, a volte, guardate, queste grandi aziende, io penso sappiano lavorare meglio, perché poi ci sono delle piccole aziende che invece faticano a collaborare, forse ancora non hanno capito che il mondo dei social è quello su cui puntare e sono sempre un po' restie. E poi ci sono queste grandi catene, catene o marchi, che ti chiamano e tu dici: oddio, ma è successo davvero? Poi vi faccio vedere. Questi sono due regalini con due aziende con cui ho collaborato. Ve li faccio vedere perché mi sono veramente piaciuti, quindi se volete andate a dare un'occhiata. In realtà non ero tenuta a fare questo video, ma neanche con GHD, però mi faceva piacere, piacere farveli vedere. Il brand è Off Topic. Vi faccio vedere che cosa mi hanno inviato. Allora, vedete? Allora, mi hanno inviato una federa in seta, questa, di questo bellissimo color caramello. E allo stesso modo anche un elastico in seta. Sapete la seta quanto è importante per evitare che il crespo si crei nei capelli ricci. Quindi la seta, cioè, è il rimedio per evitare che il giorno dopo lo shampoo, quando andate a dormire, i vostri capelli siano una ciofeca. In più mi hanno inviato anche questi scrunchie, bellissimi. Vabbè, ho scelto io il colore di tutto, però mi sono innamorata in particolar modo di questo verde, poi c'è questo blu e questo nero, bellissimi. Questi sono in tessuto e in più all'interno hanno una tasca, quindi questa cosa veramente mi ha spiazzato. In più mi hanno regalato due federe per cuscini, che però ho già messo, quindi sono sul divano, magari dopo vi faccio vedere, però anche quelle sono pazzesche. E poi ho collaborato sempre con quest'altro negozietto, mi fa piacere
come dire, promuovere queste piccole aziende proprio per aiutare, poi soprattutto se sono italiane. Questa si chiama Dega 30, è una ragazza, trovate la pagina sul sito, e mi ha regalato delle cosine veramente carine. Vi faccio vedere, questi ce l'ho, gli orecchini, sono questi, molto molto belli questi. E questo, vedete questo qui, il secondo, il primo e il secondo, molto belli. Io ho pensato di metterli così, però vi faccio vedere in più cosa mi ha inviato. Allora, mi ha inviato questo anellino molto molto bello che io ho pensato di mettere nel mignolo, però in realtà vedete è regolabile, quindi tranquillamente potete allargarlo. Poi questo orecchino, che è il diciamo l'amico di questo che ho vicino all'orecchio, molto molto fine, molto carino. Poi questi ci sono in tutti i colori. Poi questo qui che avevo pensato per il terzo piercing con l'occhio, bellissimo anche questo. E infine questo, che è uno di quegli orecchini che si mette qui, diciamo qui, se non avete il piercing o questo. E quindi questo è tutto. Sono veramente contenta, mi sono piaciuti tutti i regali, veramente bellissimi. Non posso dire qual è il mio regalo preferito, perché sono veramente tutti belli, però gli occhiali. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se è così, mi raccomando, mettetemi un pollice in su, ricordate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Parleremo sempre di capelli ricci, parliamo di tutto, di fitness, un po' di tutto, così anche su Instagram. Ti mando un bacione e ti aspetto alla prossima. Ciao! Mi sono fatta grande, no?